Oh, avendo finalmente concluso la recensione della saga di Shrek, penso sia effettivamente arrivato il momento di parlarvi di un'altra saga cinematografica. Anche perché, ragazzi, mi è venuta in mente una cosa. Considerando quanto vi è piaciuto negli ultimi tempi che io vi parlassi di saghe cinematografiche, ho pensato che sarebbe stato interessante svolgere, o meglio, sviluppare i miei video in questo modo. Nel senso che io vi parlo di una saga cinematografica, facendo ovviamente recensendo un film alla volta, e tra un film e l'altro metto altri film. Non di un'altra saga, altrimenti facciamo confusione. Film che magari sono a sé stanti, in modo da alternare film di una certa saga a film di altro genere, in modo da poter avere una continuità solida con i video. Poi, vabbè, ditemi se questa meccanica vi piace, perché per me io penso che sia molto, molto funzionale, quindi magari ditemelo anche nei commenti. E quindi direi di partire con il video di oggi con il primo film della saga di Indiana Jones. E quindi, ciao a tutti ragazzi, sono Cristian Antelini e dovremmente benvenuto nel mio canale. Il giovane da Cofino Rosso. Quest'oggi faremo una recensione dei I Predatori dell'Arca Perduta, capolavoro cinematografico del 1981 diretto da Steven Spielberg e vincitore di 5 Oscar. Ma prima di cominciare una cosa importantissima. Qualora non aveste visto il film, guardate da questo punto. Se invece l'avete visto, mettetevi comodi e buon divertimento. Innanzitutto partiamo con la trama. Dunque, il primo capitolo di questa saga parla di Indiana Jones, questo professore di archeologia che nel tempo libero, se così si può dire, va in giro per il mondo alla ricerca di reperti di alta civiltà e così via. Un giorno il nostro protagonista viene ingaggiato dal governo degli Stati Uniti per inseguire dei nazisti che stanno cercando l'Arca Perduta, un leggendario oggetto che, secondo la leggenda, è ricco di poteri e che vogliono portare a Hitler. Indy quindi deve collaborare con Marion, una sua vecchia fiamma, per impedire che i nazisti entrino in possesso del potente oggetto. Bene, passata a parte la trama, vado a mostrarvi la mia opinione. Allora, innanzitutto confessavo una cosa che probabilmente condividerete con me, spero di sì, magari nei commenti, ma dovete sapere che Indy è uno dei miei personaggi cinematografici preferiti. Tra l'altro c'è un altro punto importante che dovete assolutamente capire riguardo a questo film, e cioè che questo film, su questo film intendo, c'è poco da dire. Esattamente come vi dicevo ieri con quei bravi ragazzi, questo è uno di quei film in cui si può solo elogiarlo, perché è davvero, davvero un capolavoro. Ma perché è un capolavoro? Ve lo spiego in maniera molto breve, insomma, cerco di essere il più sintetico possibile, perché come dicevo non c'è molto da dire, quindi vediamo di arrivare al succo della questione. Allora, per dirla brevemente, questo film è una meraviglia. Ma partiamo con calma e andiamo ad analizzare una cosa alla volta. Prendiamo per esempio i personaggi. Primo fra tutti, ovviamente, il nostro protagonista, Indiana Jones, che infatti è uno dei personaggi più riusciti della storia del cinema. Ma perché lo è? Per vari motivi. Primo fra tutti, il fatto di distruggere completamente l'archetipo, o meglio, lo stereotipo dell'eroe che si era creato in quegli anni. Infatti, non so se ci avete mai fatto caso, non so se lo sapete, non so se avete fatto una ricerca in proposito, però in quegli anni, sì, perché il film è di inizio anni 80, 81 per esattezza, in quegli anni si era creato quasi uno stereotipo legato agli eroi del cinema. E non direi che erano tutti uguali, però diciamo che per la maggior parte il personaggio risultava essere sempre lo stesso, un eroe senza macchia che agisce sempre per il bene e basta. Fine, non è niente più di questo. Ma Indy non è così. Indy assolutamente no, non è questo, proprio per niente. Chiariamoci, Indy non è cattivo. Indy è fondamentalmente un personaggio positivo, anche perché combatte per il giusto, aiuta anche molte volte i suoi vari alleati nel corso del film e di quelli là. Quindi tecnicamente è un eroe. Ma è il modo in cui agisce a renderlo diverso dai classici eroi. Indy infatti è un eroe che agisce molto scorrettamente e già in questo film ci viene mostrato in maniera esplicita. Tra l'altro, altro punto importante, Indy ha dei difetti che vengono messi in evidenza. Indy, infatti, in alcuni casi risulta come un po' ingenuo, un po' presuntuoso. Ci sono volte in cui agisce in maniera un po' avventata. È un personaggio che in effetti pensa forse 2 o 3 volte quando fa le cose che sta facendo. Molto spesso si getta nelle situazioni senza neanche pensarci. Lui, diciamo, un po' si butta in una situazione dicendo facciamo come facciamo, poi come lo che viene viene. Insomma, è uno che agisce più che pensare e questo rende un personaggio molto, molto singolare, che all'epoca fu effettivamente innovativo per il cinema, oltre che molto scorretto, cosa tra l'altro mostrata anche da varie scene nel film. Come per esempio la scena in cui il protagonista, nella famosa scena che tra l'altro è una delle più ricordate del film, in cui il protagonista sta per combattere contro un tizio che ha una scimitarra, lui cosa fa? Prende la pistola, gli spara. Fine. Non è che si mette lì a combattere, tra l'altro non so se lo sapete, ma questa scena fu improvvisata. Inizialmente era previsto che loro due combattessero davvero con Indy che doveva usare la sua frusta per affrontarlo, ma a seguito del fatto che Indiana... Sì, Indiana Jones, ciao. Vuol dire Harrison Ford, che lo interpretava, non stava bene, decise di velocizzare la cosa con prendere la pistola e sparare. Ottima scelta perché rese la scena davvero iconica.
Ma tornando a quello che dicevo prima, il personaggio funziona anche per questo. È un personaggio che a livello di scrittura funziona bene, ma anche per come è interpretato. Infatti, Harrison Ford ha saputo valorizzare molto il personaggio di Indiana Jones, dandogli sfaccettature di un'aura di simpatia, vivacità, semplicità, che però funziona bene e contribuisce alla bellezza di un film che già a livello di scrittura funzionava benissimo. Ma non è finita qui, perché un altro grande pregio è sicuramente la sceneggiatura. Ammetto che il film non spicca per complessità o profondità, è vero, è un po' il classico racconto di avventura, che se uscisse oggi risulterebbe quasi comune, o addirittura stereotipato, ma per l'epoca fu innovativo, non tanto per, come posso dire, non tanto per la storia in sé, più che altro per il modo in cui è strutturata. Steven Spielberg, che già all'epoca aveva una regia molto singolare e personale, riuscì a valorizzare il film strutturandolo tramite una struttura narrativa solida che perdura per tutto il film. So se mi sono spiegato, spero di sì. Insomma, per dirlo semplicemente, il film era scritto bene. Sì, aveva una struttura molto semplice, ma era una semplicità ben dosata, che valorizzava la storia e anche il modo in cui erano sviluppati i personaggi. Ma non è finita qui. Oltre a tutto questo, c'è anche un altro grandissimo pregio del film, ossia il reparto tecnico. Il film, infatti, non è invecchiato d'un giorno. C'ha 42 anni suonati, ragazzi, ma ha un reparto tecnico che è davvero incredibile. Infatti, giustamente celebrato con i suoi 5 Oscar, che infatti sono tutti per il reparto tecnico. Tre effetti speciali artigianali, una fotografia di poco affascinante, scenografie di ottima fattura, un montaggio eccellente, eccetera. Questo film è davvero meraviglioso e infatti non è invecchiato d'un giorno. E quindi arrivando a concludere, andando al succo della questione, diciamo, Il Predatore dell'Arca Perduta è anche proprio della storia del cinema per vari motivi, principalmente grazie a una regia eccellente di Steven Spielberg, un personaggio protagonista che, scritto bene, interpretato meglio, una storia avvincente, ben strutturata, e un reparto tecnico davvero eccezionale. E insomma, tutto questo ha contribuito a rendere Il Predatore dell'Arca Perduta un capolavoro immortale reso tale ancora oggi, a distanza di oltre 40 anni dalla sua uscita. E vabbè, non penso di aver aggiungere la mia votazione numerica. In un voto da 1 a 10 do un convintissimo 9,1. Ma a questo punto, come sempre, tocca a voi. Voi cosa ne pensate del primo capitolo di Indiana Jones? Siete fra quelli che, come sottoscritto, l'amano immensamente e lo reputano uno dei film più belli di sempre? O siete magari fra quelli che hanno preferito i sequel? Tra parentesi, ragazzi, qual è il vostro film preferito di Indiana Jones? Il mio, come forse avete capito, è questo, il primo capitolo. Anche se devo confessarvi che ho anche una grandissima passione per il terzo capitolo, che non vedo l'ora di recensire perché è un film davvero stupendo, di cui non vedo l'ora di parlarvene. Ma comunque, come sempre, a questo punto tocca a voi. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate del film e di questo video. Per oggi è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e, come sempre, se c'è qualche che si esca, fatemi sapere nei commenti. Vi auguro una buona giornata, arrivederci!